tempo di quarantena e nei ritagli di tempo presi dalla noia. Oddio, la noia in casa con una bambina di 1 anno e 2 mesi non c'è proprio. Più che altro nei ritagli di tempo che tua figlia ti lascia, magari puoi fare qualche video. Oggi volevo approfittarne per farvi un video sui prodotti finiti del periodo, perché sto accumulando delle cose veramente. Alcune interessanti, altre vorrei parlarvene perché vorrei anche un parere da voi se l'avete trovate. Allora, vabbè, ho cercato di dividerli perché sennò viene un video incredibile, quindi è probabile che tra un po' magari farò un altro anche con quello che ho lasciato. E allora, iniziamo subito. Ho cercato di dividerli anche per categoria. Allora, capelli. Ho finito due shampoo in questo periodo. Questo, lo Splendor Shampoo Purificante Argilla Naturale Estratto di Limone per capelli puliti, brillanti e leggeri, da normali a grassi. Allora, io questo qua non l'avevo mai visto, quindi penso che sia qualcosa uscito da poco. Gli shampoo della Splendor sono quegli shampoo un pochettino. Quasi a Genova si dice da tanta al mucchio. sì, quelli che trovi a 99 centesimi nei negozi della grossa distribuzione tipo il Mauris. Io l'avevo comprato invece da risparmio a casa a 99 centesimi, però io dello Splendor ho sempre utilizzato il balsamo, che tra l'altro è uno dei balsami migliori in circolazione a prezzi ridicoli, e oltretutto con un inci neanche male. Quindi, memore di quello, ho provato a prendere questo qui, perché gli altri con gli oli, ce n'è uno con l'olio di cocco che è bellissimo, un profumo bellissimo, però io avendo i capelli tendenti al grasso non è la cosa migliore perché appunto me li appiattisce, me li rende particolarmente pesanti, ci vogliono 50 ore di risciacquo, e quindi ho detto proviamo con questo che invece appunto dovrebbe essere formulato per capelli appunto tendenti al grasso. Io devo dire che ve lo consiglio perché mi sono trovata veramente bene. Infatti, da una parte mi sono anche pentita di non averlo preso, di non averne preso più confezioni, però ho detto lo provo. Se poi non mi piace, non voglio ritrovarmi con della roba da smaltire che non so come utilizzare. E quindi la prossima volta, molto probabilmente, farò scorta. Questi qua, questo shampoo, tra l'altro, cioè, nonostante abbia l'argilla e l'estratto di limone, cioè lava i capelli, li sentite asciutti, però non è quella cosa che sentite proprio il capello arido, perché a volte questo genere di formulazioni danno questo effetto. Quindi questo super consigliato. Sempre un altro shampoo, questo qua invece è ok, con la luce ci siamo. Dicevo, questo qua è quello della Sien Wild Rose, questo è della linea Sien Nature, quindi è uno shampoo a inci eco bio. Questo qua per me ormai è un must have perché io lo uso già da un paio di anni quasi, ormai sì, e mi trovo benissimo. Questo invece contiene olio di rosa moschetta, nutre e rinforza, e qua c'è scritto per capelli da asciutti, capelli asciutti, scusate, per capelli secchi oppure danneggiati. Io non ho né capelli secchi né capelli danneggiati, eppure mi trovo benissimo, nonostante appunto ci sia l'olio di rosa moschetta, non è uno shampoo che appesantisce i capelli. Ecco, magari se la smetto anche di toccarmi. Ecco, sì, idratante alla rosa canina, qua c'è scritto dietro. Contiene un pregiato olio di semi di rosa canina da agricoltura biologica controllata. Le proteine del grano idratano i capelli e rinforzano fino alle punte. Vabbè, poi c'è il solito modo di utilizzo, ma lo shampoo sappiamo tutte quante. Questo straconsigliato, questo qua, se non sbaglio, costa 1,20 euro o 1,90 euro. Comunque, cioè, assolutamente abbordabile. Allora, passiamo al viso. Ho finito questo contorno occhi idratante dei Provenzali Bio, ce l'avevo da un millennio e mezzo, perché io non capisco come mai ci metto un sacco di tempo a finire delle confezioncine che sono incredibili. Questo qua, forse proprio per il fatto che essendo solo un contorno occhi, io per farla breve mi lavo il viso, mi strucco, mi metto quando me ne ricordo come si chiama, il tonico, o meglio l'acqua di rose, e poi ci arrivo perché c'è anche lei, e poi mi metto la crema direttamente e mi dimentico del contorno occhi, perché con la crema io ci vado un pochettino più
abbondante. Quindi questo ci ho messo un sacco di tempo a finirlo, non perché non mi sia piaciuto, perché comunque fa il suo dovere, lascia proprio il contorno che bello idratato e non ho notato questo effetto sguardo luminoso, quello no, però questo qua è l'olio di rosa moschetta, dice azione rigenerante. Sarà che io non ho per fortuna ancora le zampe di gallina e grossi problemi, diciamo, nel contorno occhi. L'unica cosa, inizio a sentirlo un pochettino secco col tempo, e si nota soprattutto quando poi mi trucco. Infatti io ho smesso anche di fare baking, perché con la cipria, sapete, cioè chi se ne intende di queste cose o chi l'ha già notato, sapete che se avete il contorno occhi che tende al secco, questa cosa proprio rovina, ridisce in una maniera allucinante, vi fa uscire delle pieghette e delle rughe di espressione, se non avete proprio le rughe, che sono tremende. Quindi se vi serve un contorno occhi buono, oltretutto questo non costa neanche tantissimo, perché non mi ricordo quanto viene, però è abbastanza abbordabile, non sotto i 10 euro sicuramente, ma secondo me anche sotto i 5, e se no molto probabilmente non l'avrei preso. E quindi assolutamente promosso. Sempre per quanto riguarda il viso, vi dicevo che dopo essermi struccata io di solito utilizzo raramente il tonico, molto più spesso invece l'acqua distillata alle rose. Questo qua è un classico della skin care italiana, penso, perché cioè, si conosce dal millennio. Questo è bellissimo anche d'estate, messo in uno spruzzino quando inizia a esserci caldo, avete preso un po' troppo sole, da portare al mare, perché vi reidrata e vi dà proprio una sensazione, diciamo, di lenisce la pelle dal sole quando inizia a tirare, quindi un secondo utilizzo. Quindi come tonico questo qua è fantastico. Poi vabbè, l'odore è in particolare delicato, non è quella cosa pungente, quindi anche a chi ha l'olfatto, diciamo, un pochettino delicato su questo genere di cose, può essere di aiuto. Allora, sempre per quanto riguarda il viso, allora, ho finito due creme in questo periodo, diciamo nei mesi scorsi. Naturalmente queste sono tutte, diciamo, messe da parte per farvi il video. Una è questa qua, la Night Cream Pomegranate della Skin Nature, che sarebbe la crema, la versione notte, della linea al melograno. Questa è anti-aging per pelli mature. Io non ho la pelle matura, però mi sono trovata abbastanza bene con questa qua, niente da dire, diciamo, idrata. Avevo finito e un tempo fa forse avevo fatto anche un video sul e l'avevo messa nei prodotti finiti, ho usato anche quella da giorno, non ci ho trovato questa grandissima differenza, diciamo, per quello ho usato anche la notte. Io di solito l'ultima volta ho provato a prendere questa da notte, perché di solito io la crema me la metto solo la notte, raramente mi metto la crema anche al giorno. E quindi niente, questa qua promossa, se volete una crema che costi poco, buon inci, anzi inci eco bio, e che faccia quello che deve fare, se non avete particolari esigenze, questa va benissimo. Discorso un pochettino diverso, questa qua. Questa era sempre un crema viso della linea alla mandorle. Qua dice per sensitive, della linea sensitive. Questa linea qua in rosa, io questa l'ho adorata. Questa, tra tutte le creme della Sien, della linea Nature, che io ho provato, questa è assolutamente quella che mi è piaciuta di più tra tutte quelle provate finora. È bella idratante, mi piace tantissimo, perché è una crema, è estremamente spalmabile, si asciuga anche abbastanza velocemente, e anche mettendone uno strato abbastanza generoso, perché come vi dicevo io abbondo, però il giorno dopo mi lascia la pelle come rimpolpata e bella morbida, come quando mi metto invece l'olio di cocco. Io utilizzo l'olio di cocco, quello proprio biologico, che volendo si può mettere ad utilizzare anche per mangiare, e lo utilizzo come crema per il corpo,
e per anche come crema viso, però per il viso la utilizzo un pochettino meno perché quando la metto tutte le volte mi dà fastidio molto agli occhi, quindi cerco di fare proprio degli impacchi con l'olio di cocco solo tipo una volta a settimana. Questa invece praticamente mi dà lo stesso effetto senza darmi quel fastidio agli occhi. Quindi questa quando la trovate, adesso ho notato che nonostante queste siano delle linee a tempo limitato, che vengono fatte uscire e poi vengono ritirate, però se avete a disposizione un lido al particolare medio grande, poi vi ritrovate magari queste linee particolari messe appunto nella sezione delle occasioni perché vengono riproposte più delle volte magari anche col prezzo ribassato, quindi approfittatene, dateci sempre uno sguardo lì. Infatti io ho trovato in quel, cioè in quella zona lì sia questa, perché quando era uscita non sono riuscita ad andare in negozio, e ho trovato anche questo. Che cos'è questo? Questa qua è un altro prodotto sempre della Sien, non fa parte della linea Nature, ma questa era la linea Hydro Expert con acido ialuronico. Allora, di questa linea qua c'era il tonico, la crema viso, arricchita con acido ialuronico e l'acido ialuronico da solo, che è questo qua che vi faccio vedere. Praticamente tutta la linea a prezzi super abbordabili. Sapete che quando ci inseriscono delle quantità più o meno elevate di acido ialuronico, i prezzi delle creme iniziano a lievitare particolarmente. Ecco, qui praticamente stiamo sempre parlando nell'ordine dei 10 euro questo acido ialuronico qua. Adesso vi faccio vedere la confezione, a parte che è introvabile, come vi dicevo, anche questo l'ho trovato nella sezione delle occasioni, e adesso tutte le volte che vado questo non si trova più, si trova sempre la crema arricchita con acido ialuronico oppure un gel che è misto acido ialuronico con qualcos'altro. Comunque, questa era la confezione, tutta questa boccetta qua di acido ialuronico puro with double hyaluronic complex, cioè praticamente azione gel proprio di acido ialuronico. E vediamo un attimo se riesco. Poi conteneva anche pantenolo, collagene, acido citrico, cioè comunque pochi ingredienti. Io mi sono trovata veramente benissimo. Cosa ho fatto con questo qua? Praticamente mi struccavo lavandomi il viso. Poi io mi lavo il viso sempre con il detergente della Sien, quello intimo, che qualche millennio fa era stato osannato da Carlita e da tutte quelle che avevano iniziato a fare i video sulla skincare eco-bio, perché era uno dei pochi detergenti viso con un buon inci a 1 euro. Adesso costa 1,20 euro, ma c'è il boccione da 500 ml, quindi vi dura un'infinità, ed è commercializzato come detergente intimo. Io lo trovo fantastico, vedo proprio la differenza rispetto a altri detergenti spacciati appunto come detergenti viso. Io non mi sento il viso pulito come quando mi pulisco il viso con quel detergente. Oltretutto, quello aveva un sacco di utilizzi perché andava bene come shampoo, e infatti l'ho usato anche come shampoo in un periodo in cui avevo i capelli veramente pazzi e mi sono trovata benissimo anche con quello. Detergente intimo, così come è scritto nella confezione, e naturalmente come detergente viso. Comunque adesso in questo momento non ce l'ho, perché non è tra i finiti, però forse ne avevo parlato anche in altri video, appunto dei prodotti finiti, terminati nel tempo. Comunque, questo qua, se riuscite a trovarlo, se non sbaglio, io avevo pagato 7,90 euro, se li vale tutti, riuscissi a trovarlo e farei scorta. Cioè, l'ha provato persino mia madre. Cavoli, questa cosa è meravigliosa, e anche lei non riesce a trovarlo, quindi o si è sparsa la voce, io non lo so perché non ho sentito parlare da nessuno, e forse sto facendo una cretinata a dirvelo. E comunque, se lo trovate, prendetelo. Avvertitemi se lo trovate piuttosto. E quindi niente, quindi da prendere assolutamente. Questo è proprio da avere se vi piace. Dicevo, mi lavo il viso, strucco.
notifiche, dicevo, mi lavo il viso, quindi mi strucco, metto uno strato di quello, lo lascio agire, e, però non lo lascio asciugare del tutto, dopodiché passo, utilizzo la mia crema a viso. Boh, finita la mia skincare. Allora, e qua abbiamo finito. Sempre per quanto riguarda invece il viso, vi faccio vedere queste salviette struccanti all'acqua micellare della linea Seta Blu. Queste qua le avevo prese da Risparmio Casa, tra l'altro quanto sotto i 2 euro assolutamente. Quante ce n'erano qua? Erano 40 salviette. Le ho prese appunto perché mi incuriosiva questa storia, appunto, che fossero all'acqua micellare per pelli sensibili. Qua c'è scritto triplazione, detergono, idratano, leniscono. Per pelli sensibili, grazie alla nuova formula acqua micellare specificamente studiata per pelli più sensibili, struccala in un solo gesto, occhi, labbra, senza risciacquare. Allora, senza risciacquare, raga, anche no. Cioè, nel senso, queste vanno, sappiamo benissimo che le salviette vanno utilizzate, non so, quando tornate a tardi, cioè, siete talmente KO giusto per togliervi lo strato, però sapete benissimo che la prima occasione disponibile dovete lavarvi il viso perché vi rimangono i residui. E queste non le ho trovate neanche particolarmente meravigliose. E oltretutto anche l'acqua micellare stessa va risciacquata una volta che vi pulite il viso, quindi non lo so, queste qua poi le ho utilizzate soprattutto per togliermi il grosso del viso mentre magari guardavo il film e poi prima di andarmene a dormire mi lavavo la faccia. Questo è quello che ho fatto. Se le trovate, se avete proprio la curiosità, ma io non ve le consiglio assolutamente, cioè senza infamia e senza lode, non avevano niente di che, niente di fantastico, se non cioè che non avreste trovato un altro pacco di un'altra confezione di salviette struccanti. Poi allora corpo, allora questo qua è un burro corpo dell'Allovea o Lovea Nature, 100% puro, quindi burro di karité. Allora, questo qua io l'avevo preso alla... adesso zicchia perché è un po' vecchiotto. Però, cioè, vi faccio vedere, ce n'è ancora, io ho smesso di utilizzarlo perché col tempo poi è cominciato a fare un brutto odore, però questo qua era meraviglioso perché io lo usavo, cioè, l'ho usato sia per il corpo che per il viso. Sempre dopo lo struccaggio, tutto il resto, questo qua vi mettete uno strato di burro così, però è molto, cioè bisogna stare molto attenti perché se avete la pelle tendente all'acne o al grasso, ovviamente una cosa del genere non vi aiuta. Io la utilizzavo soprattutto nelle parti che per me sono più secche, quindi magari questa parte qua intorno al naso, questa parte della fronte, che io invece di avere lucida ho un po' più secca, e nel contorno occhi intorno, appunto, senza passare sulle ciglia perché sennò anche lì questo effetto dell'olio di cocco. Mi è piaciuta molto questa, oltretutto l'avevo pagata sotto i 2 euro e l'avevo presa alla Upim, quindi se lo trovate questa ve lo consiglio. Oltretutto la confezione è molto maneggevole, il burro di karité non è come quello di cocco che non si scioglie, quindi non esce dalla confezione, però io avevo provato anche a metterlo sul calorifero d'inverno e si ammorbidiva parecchio e quindi era ancora più facile da spalmare, e quindi mi è durato tanto anche per quello, perché essendo più facile da spalmare serviva meno prodotto. Questo qua è fantastico ad esempio da portarsi in vacanza, quando mai riusciremo ad uscire di casa, ma sì, ce la faremo, andrà tutto bene, hashtag andrà tutto bene. E quindi questo qua, se lo trovate, è una... oltretutto questo è da 30 grammi, ma se andate in vacanza per 15 giorni questo vi basta e avanza, e quindi consigliatissimo. Una cosa invece che vi boccio, oddio, c'è sempre la clausola se tu magari che non lo sai usare, io mi sono trovata benissimo, ci sta, perché ho provato a prendere questo
Questa linea qua era la linea della Tropical Summer e questo è praticamente lo spray autoabbronzante. Perché? Perché io penso sempre che quando sono un po' bianchiccia, magari le prime volte mi voglio esporre, togliere le magliette, quella mi piacerebbe già avere il colore. Sono così, senza fatica. Siccome continuo a vedere video dall'America, dall'Australia, dall'Inghilterra, di gente che è arancione, febbraio, tra l'altro. Allora poi ti fa venire, insomma, vabbè, potrei provare a utilizzare lo spray autoabbronzante. Questa è l'ennesima volta che cado nello stesso errore, adesso basta. Tra l'altro, cioè, nel senso, qua ce n'è ancora, l'ho provato. Allora, qua dice praticamente che non ha brutto odore, che è profumato, All'inizio c'è un profumo, poi tira fuori quell'odore di appunto autoabbronzante che io trovo sgradevole e nauseante. Quindi praticamente dopo, a parte che ci vogliono delle spruzzate generosissime, quello che ha di buono è che non macchia, quello sì, però naturalmente dovete stare attenti ai vestiti, cioè ad aspettare un pochettino prima di rivestirvi, però no. Io ho notato proprio invece che nonostante appunto ci fosse lo spray e quindi doveva venire più facile l'applicazione, mi sono comunque ritrovata a macchie, perché evidentemente questo spray non è tanto per, non serve più di tanto, oppure sono sempre io che non sono capace. Comunque io ve lo sconsiglio. A meno che non ci avete la mano, evitatelo questo qua. Costava anche 4 euro, sotto i 5 euro, 4,90 euro comunque. Cioè, era abbastanza economico, anche per quello l'ho voluto provare. Però no, no. Allora, sempre per il corpo, profumo, ho finito un profumo, ho profumo infinito. Questo qua è il mio profumo low cost da negozio preferito. E forse in generale proprio il mio profumo. Sì, è lui, è proprio il mio profumo preferito. Questo qua è di ProMode, non so se lo conoscete, è un negozio di abbigliamento francese, tipo Pinky, però di fascia leggermente più elevata, costa un po' di più la roba. E questo qua era Couleur de Montmartre, era in una confezione che conteneva appunto, l'eau de toilette, sì, eau de toilette, non eau de parfum, in questa versione e con anche il tubicino, diciamo, la versione da viaggio che io ho ancora, custodisco gelosamente come si chiama, nelle trousse da viaggio. Questo qua quanto costava? Costava tipo 7 euro, e l'ho ricomprato un paio di volte, almeno fino a che ho avuto ProMode a disposizione qua. Purtroppo adesso ha fallito, il negozio ha chiuso, quindi per me è stato impossibile. L'ultimo l'ho comprato 2 anni fa, che è lui, quando sono andata con le amiche a Venezia, ho trovato il negozio, infatti mi sono fiondata lì soprattutto per questo. E io questo ve lo consiglio. E non so descrivervi i profumi perché. Allora, non sa di frutta, quello no. È più un fiorato. Però non è, cioè, molto delicato, molto fine, molto elegante. Non so dirvi a che cosa somiglia per aiutarvi. Se avete un negozio ProMode, andate a sniffarvelo. C'erano anche altre due profumazioni, però secondo me questa qua è la migliore in assoluto. Avendo la possibilità, me lo ricomprerei assolutamente. Questo poco ma sicuro. Che carina la boccettina, molto stile Chanel, molto. Allora, passiamo ai trucchi. Ho praticamente un articolo doppio, perché è sempre lui, perché questo, perché l'ho ricomprato. Allora, della linea come si chiama? Dello spray autoabbronzante, cioè la linea Summer Limited Edition, Tropical Summer, c'erano anche i trucchi. Nei trucchi cosa c'erano? L'eyeliner marrone, che lo sto per finire, sta durando un'infinità, ragazzi. Io sono scioccata da quell'eyeliner. C'erano i mascara, questo waterproof e la versione nera, cioè normale.
E poi c'erano alcuni, come si chiama, forse un paio di rossetti e degli ombretti, comunque poca altra roba. Io ho provato perché mi serviva, volevo cioè mi serviva giusto un mascara waterproof per quando vado al mare, perché le mie ciglia sono un pochettino chiare, nonostante io sia scura di capelli, e quando mi abbronzo si vedono ancora meno e mi dà molto, cioè mi infastidisce. E quindi mi metto comunque sempre un mascara anche quando vado al mare, è l'unica cosa che utilizzo, però lo uso assolutamente waterproof perché appunto vorrei evitare l'effetto panda. Ecco, questo è in assoluto il mascara migliore che abbia provato, per la modica cifra di 1,20 euro. L'hanno riproposto simile, ma non è mai stata la stessa formulazione. Infatti, appena io l'ho visto e l'ho provato, ho detto: porca miseria. Tra l'altro, questo qua sotto c'aveva nella mini scrittina la dicitura push up. Ed è quello che lo rende favoloso, proprio il fatto che vi incurva, le riempie, appunto le incurvava in una maniera allucinante. Sembrava che, non avete idea di quante volte mi abbiano chiesto se avessi indosso le ciglia finte o se avessi fatto come si chiama, l'extension alle ciglia, anche attraverso gli occhiali. E questo io me ne sono accorta, cioè te ne accorgi praticamente da subito, dopo 2 secondi che tu ce l'hai ti rendi conto già che l'occhio è bello pieno, con le ciglia proprio wow, se vi piacciono le ciglia tanto piene, non tanto lunghe, mi piace proprio l'effetto riempimento, con uno scovolino tra l'altro semplicissimo, cioè dove lo stavo facendo vedere? Uno scovolino semplicissimo, quindi niente, inutile a dirvi che dopo essere riuscita ad accaparrarmene due, sono ritornata in negozio e quando li hanno riproposti però non era lo stesso. Quindi io non so cosa sia successo, se nel frattempo magari si sono rovinati e quindi la formula è cambiata. E quindi niente, aspetto che riesca questa edizione per vedere se provare a riprenderlo e vedere se la formulazione, essendo più nuova, magari si riavvicina all'effetto originario. Allora, poi Essence Super Fine Eyeliner Pen Waterproof. Questo qua sicuramente lo conoscete perché è forse uno della linea permanente, comunque abbastanza vecchiotto come il cucco. E questo qua aveva un pennellino lunghissimo ed estremamente, estremamente inutile. Adesso naturalmente si è anche un po' asciugato, ma questo non l'ho mai scritto, fondamentalmente non l'ho mai scritto sto qua. Cioè non è che vedete che è proprio un grigino spento, altro che waterproof, questa era acqua. Cioè, acqua e sporca, andava bene giusto, alla fine è finito come diciamo un tocco in più quando mi trucco in casa, che voglio giusto darmela sistemata perché magari deve venire qualcuno e non voglio farmi ritrovare verde in faccia, cioè questa è la fine che ha fatto lui. Quanto costava? 2,90 euro se non sbaglio, ma manco il si valeva. Ciao, a me più. Questa matita qua. Questa è una matita verdone di Piazza Italia Makeup. Avevo pagato, ecco, 1,95 euro, c'era anche il prezzo impresso, con vitamina E. Che vi possino vitamina E? Una cosa peggiore di questa matita io raramente l'ho provata. A parte che adesso qua, vedete, ci ho dovuto passare 3 volte e non ha neanche un tratto come si deve. Vedete quante ce ne sono? Quanto ce n'è ancora? La cosa più allucinante è che come l'ho messa nell'occhio, ha iniziato a bruciarmi l'occhio, mi ha dato proprio fastidio. Mai più, raga, la morte. Io non so che cosa ci sia qua dentro, ma non mi ha fatto assolutamente venire la voglia di riprovare nient'altro che faccia parte di questa linea qua. E cos'è che c'è? Allora, idrogenate, Horus Oil, mica paraffina, idrogenate, quindi olio di questo, eh? Niente,
Non lo so che cosa c'è, non mi interessa. Mai più. Neanche regalata. Allora, un'altra cosa che purtroppo è stata anche deludente è stato anche questo qua. Era un Made to Stay Highlighter Pen di Catrice. Questa linea qua è stata negli scaffali per parecchio. E io lo guardavo, mi interessava sta cosa, guardate quanto ce n'è. Allora, questo sarebbe un highlighter, quindi un illuminante. Questo fa patacca. Voi vi siete truccate tutte quante super fighe, vi mettete questo qua e vi fa la macchiona, la strisciata, perché poi è impossibile da, come si chiama, da sfumare. E ho detto, lo uso tipo i, come si chiama, i, vedete com'è, non so se notate il pastone al secondo giro, ecco qua, cioè appiccicaticcio in una maniera allucinante, e quando lo andate a spalmare si porta via il resto del trucco. Quindi io volevo utilizzarlo come utilizzo più o meno i matitoni anche di Kiko, ho detto provo a utilizzarlo così, tremendo, guarda, nell'occhio ancora peggio, perché la palpebra è ancora più delicata. E più l'ho cestinato perché proprio non mi è venuto poi più voglia di metterlo e di utilizzarlo assolutamente, quindi pazienza, nel frattempo è scaduto. Cosa invece che ho utilizzato molto, infatti potete vedere che l'ho praticamente finito, è questo pottino qui, che è il concealer alta compresa di Astra. Questo qua è della linea permanente, cioè da un bel po' di anni. Con questo mi sono trovata, questo era il numero 03, leggermente quello aranciato per le mie occhiaie da panda orrende, e mi sono trovata veramente bene, molto facile da sfumare, coprente al punto giusto, tanto poi comunque ci vuole un correttore chiaro sopra questi qui. E quanto costava questo? Sui 4 euro, però ha durato parecchio, anche perché io comunque ne metto, cioè. E vediamo un po' cosa c'è qua. Comunque, scritti nei microscritti non riesco, certo non è Eco Bio ovviamente, ma la maggior parte dei correttori e dei fondotinta, diciamo, che funzionano, non lo sono. Quindi questo qua io ve lo consiglio assolutamente, ma questo così come tutti gli altri colori della gamma sono molto validi. Allora, direi che per oggi siamo arrivati, sono comunque riuscita a fare 32 minuti di video, per cui stringo, la faccio breve. Avete provato qualche cosa di quello che vi ho fatto vedere? Come vi siete trovati? Fatemi sapere. E un bacio alla prossima. Grazie a tutti i nuovi iscritti. Ci vediamo presto.